A contatto con chi soffre c'è sicuramente la figura professionale dell'infermiere, sono 250.000 quelli italiani e però non bastano, lo vedremo tra poco, c'è una grande richiesta di infermieri nel nostro paese. Di questa figura professionale si sta discutendo parecchio in questi giorni al Ministero, alla conferenza Stato-Regioni per ridefinirne la figura, il ruolo professionale. C'è chi teme che si possa tornare al famigerato mansionario che è stato abolito nel 99. Benvenuto al vicepresidente della Federazione dei Collegi Pasvio, molto piacere di avere il dottor Gennaro Rocco qui ad Ippocrate. Grazie dottore. Ed allora, la paura che in qualche modo si voglia ridisegnare questa essenziale figura professionale, ma ridandogli, come si faceva con il mansionario, tu fai questo, questo e quest'altro e non ti sovrapponi al medico, poi soprattutto c'è questa paura? Beh, è un timore, ma che sicuramente rimarrà tale, in quanto la competenza delle persone che stanno lavorando e stanno discutendo il documento, oggetto appunto di revisione della conferenza Stato-Regioni del Ministero, sono persone di buon senso e stiamo collaborando anche noi come Federazione Nazionale dei Collegi Pasvi alla definizione definitiva di questo documento e quindi certamente cercheremo di dare a questa evoluzione gli aspetti di positività che interessano poi i cittadini. Per esempio, e il sistema. Quali sono questi elementi che voi ritenete assolutamente da non toccare? Beh, noi abbiamo definito un profilo professionale dell'infermiere alla luce di una modifica straordinaria dei percorsi formativi che segue l'infermiere oggi, che fa un corso di laurea, diventa dottore in infermieristica ed acquisisce tantissimi ed ha possibilità di acquisire tantissimi ulteriori titoli di studio accademici e non, che sono master di primo e secondo livello, laurea specialistica e addirittura dottorati di ricerca. Questo assetto formativo ha consentito all'infermiere di sviluppare moltissimo le sue competenze, le sue abilità e quindi e anche le sue conoscenze e quindi oggi il sistema vuole avvalersi a pieno titolo, a piene mani di queste competenze che sono perché state aggiunte al curriculum. Perché in questi anni, diciamolo, dottor Rocco, l'infermiere è radicalmente cambiato. Noi siamo passati dalle scuole professionali, dignitose per carità, ma erano pur sempre scuole professionali a livello regionale, siamo passati alla laurea, al master e a quant'altro ci ha spiegato Rocco, però gli ospedali, il sistema è rimasto strutturato nel vecchio modo. A noi purtroppo in molte realtà sì, molte altre no, per fortuna ci sono situazioni anche di eccellenza a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, sia al nord che al sud, però noi non possiamo accontentarci di questo, dobbiamo tendere in qualche modo, non dico alla perfezione ma al bene. La nuova professionalità, che io dico nuova solo perché noi non la conosciamo ma loro l'hanno acquisita ormai da quel dì, dell'infermiere, questo vostro ruolo come deve essere nell'ospedale? Anche razionale, anche avete in mente una nuova organizzazione degli ospedali per risparmiare risorse, per utilizzarle soprattutto al meglio? Ecco, per utilizzarle al meglio, le risorse infermieristiche, come lei ha detto, sono purtroppo insufficienti rispetto a quello che sarebbe necessario avere nelle strutture sia ospedaliere, ma soprattutto in questa fase anche di difficoltà socio-economica sul territorio. Sono assolutamente poche e sono assolutamente al di sotto della media europea, quindi qualcosa va fatto su questo fronte. Devo dire che però gli infermieri oggi hanno quelle competenze che anche la legge gli riconosce di farsi carico dell'intero processo assistenziale della persona e anche il tavolo tecnico sta lavorando proprio su questo. Noi abbiamo un profilo che va benissimo perché riconosce e definisce, delinea chiaramente quali sono i confini e le aree di competenze proprie degli infermieri. Quello che si sta facendo adesso è di delineare, definire un percorso di riconoscimento delle competenze aggiuntive che si possono acquisire attraverso i master. Ci fa un po' di esempi, altrimenti non capiamo. Un infermiere che ha competenze generali è pronto per assistere i pazienti in qualsiasi ambito, in qualsiasi realtà, territorio, ospedale o altro. Con le competenze aggiuntive avanzate che si acquisiscono attraverso i percorsi di master, per esempio, si possono ampliare quelle competenze di base già acquisite e possedute per dare risposte a situazioni sempre più complesse, articolate e di tipo specialistico. E non c'è il rischio però di sovrapporsi poi al medico andando? No. Assolutamente no. Le aree di competenza dell'infermiere sono quelle afferenti all'area della presenza
presa in carico da un punto di vista assistenziale. La diagnosi e la terapia è un qualcosa che appartiene alla figura del medico, con il quale l'infermiere deve assolutamente collaborare, integrarsi, perché l'interesse è assolutamente nell'interesse della persona. L'infermiere sul territorio, perché noi discutiamo sempre di medici e di infermieri riferendoci poi agli ospedali, soprattutto ai grandi ospedali, e però non è questo il trend, il futuro della sanità italiana, di un paese occidentale avanzato come il nostro. Come siete attrezzati voi per l'assistenza territoriale, domestica, a domicilio? Beh, io credo che anche un po' l'andamento demografico del nostro paese presenterà una prospettiva, un futuro dove la popolazione anziana, con tutti i problemi correlati, sarà prevalente, dominante, e quindi avrà bisogno di qualcuno che si faccia carico di tutti quei bisogni a 360 gradi. Noi lo chiamiamo olismo, la presa in carico della persona in maniera completa. L'infermiere dà risposte proprio in questo settore, quindi immaginiamoci sul territorio, a domicilio o nelle strutture prossime al posto dove la persona vive. Noi abbiamo assolutamente chiaro quello che è il modello che vorremmo si sviluppasse nel nostro paese, un modello dove ci sono ospedali con grande capacità di dare risposte alle necessità acute che la persona presenta, con tecnologie avanzate, con casistiche consistenti, numerose, ma poi la reale risposta ai bisogni di tipo cronico, di andamento più lungo, va data in alternativa agli ospedali, appunto sul territorio. E gli infermieri, sia in forma libero professionale, in forma associata, in forma convenzionata e anche nei distretti che sono a carico, certo, delle strutture sanitarie pubbliche, è sicuramente la figura che può dare un grande contributo insieme agli altri. Siete pronti? Contributo. Speriamo che anche il sistema se ne accorga. Grazie a Gennaro Rocco, che è venuto a trovarci qui ad Ippocrate, che dobbiamo chiudere, ippocrate@rai.it per poterci scrivere, www.rainews24.it per rivedere questa ed altre puntate, con la nostra piccola enciclopedia online. Se volete, vi aspetto lunedì mattina alle 10.30, come sempre suggerire Parlamento con articolo 32, sabato prossimo alle 18 qui su Rai News torna Ippocrate, il diritto alla salute. Ciao.